Dopo i fatti accaduti a Napoli si contano altri scontri tra tifosi. Qualcosa sembra essere cambiato negli equilibri del tifo organizzato, tanto da far aumentare l'allerta. Dopo i fatti di Napoli, ieri altri scontri a San Sebastian, dove un pullman dei tifosi della Roma, impegnata nella trasferta europea contro la Real Sociedad, è stato assalito da ultras locali. Ne è nata una rissa, tensioni con la polizia e danneggiamenti. Non basta, prima della partenza a Fiumicino, solo il lavoro delle forze dell'ordine ha evitato che gruppi romanisti e laziali, anche loro in aeroporto per recarsi in Olanda per un altro match, entrassero in contatto con i supporter dell'Eintracht, il rientro in Germania dopo aver devastato Napoli. Lanciavano piatti dalle finestre, consumavano cocaina sui tavoli del ristorante, molestavano le cameriere e inneggiavano ad Hitler, il racconto della titolare dell'albergo di Napoli in cui erano ospiti. 8 gli arresti per la guerriglia di 2 giorni fa, 3 tedeschi e 5 napoletani. Gli ultras partenopei, infatti, avrebbero provocato i rivali. Domani l'udienza di convalida, decine e decine invece di DASPO. Il ministro Piantedosi apre a nuove regole per evitare simili episodi ed esprime vicinanza agli agenti feriti che, separando le due tifoserie, avrebbero evitato il peggio. Secondo fonti di intelligence, non è escluso che alcuni tedeschi siano rimasti in Italia per seguire la prossima partita dell'Atalanta, con cui sono gemellati. Mentre i tifosi del Napoli, dopo 2 mesi con il divieto di trasferte per gli scontri con i romanisti sull'autostrada del Sole a gennaio, potranno tornare a muoversi e in vista della gara fuori casa di domenica contro il Torino, fa sapere il Viminale, l'allerta è massima.